Ma io penso che avere l'angelo alle spalle per me è un po' sintomatico, simbolico, dato che l'ultimo mio scritto si basa sulla presenza dell'angelo con l'uomo, con l'alpinista, l'alpinista uomo. E quindi ringrazio per questa allegoria che mi è regalata oggi per l'intervista. Ma diciamo, questa compartecipazione all'idea dell'etica della montagna, stranamente e felicemente, la trovo in molti giovani, molti, in parecchi giovani, e anche la trovo proprio nell'ambiente stesso, in quanto si comincia a sentire la stanchezza che per forza di cosa porta a una materializzazione, una sportivizzazione, che sono come delle strade di pianura, per non dire di palude, senza mai arrivare a uno scopo finale, a un termine, che si svolgono ininterrottamente, sempre uguali, sempre simili. L'idea dell'etica, l'idea dell'elevazione, a parte che nasce con l'uomo, perché noi nasciamo con questo, che in fondo è il ritrovare, il risentire la partecipazione della montagna, simbolo della terra, dell'elevazione, alla divinità, come abbiamo in tutte le tradizioni, penso che oggi, in una maniera magari finora indiretta, comincia ad essere sentita e specialmente, cosa che conta, seguita. Ho sempre lottato affinché il GISM, gruppo italiano scrittori di montagna, non si basasse semplicemente su una forma superficiale letteraria, perché la letteratura è arte, l'arte è simbolo, simbolo è l'elevazione. Quindi se quando è nato il GISM proprio per antagonismo, per protesta contro il fascismo, andava bene l'essere scrittori, oggi nella materialità della vita normale è giusto invece tendere a quello che c'è oltre e dietro all'arte, cioè la poesia, l'elevazione che questa significa.